Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo con un altro video su Genshin Impact perché oggi voglio parlarvi dell'evento Stand By Me. Un evento particolare che comunque sarà disponibile a partire da metà febbraio più o meno, se non erro dal 18 per essere esatti, dove avremo la possibilità di poter scegliere un personaggio 4 stelle da poter diciamo ottenere gratuitamente. È una notizia buonissima, oserei dire, soprattutto per quei giocatori che sono prevalentemente free to play o che comunque non spendono cifre esorbitanti per stare al passo col gioco. Sì che comunque si può tranquillamente, come dico sempre io, giocare anche in maniera totalmente free, visto che i personaggi sono buoni, fondamentalmente tutti i personaggi sono buoni, 4 stelle, 5 stelle possono tranquillamente ricoprire diversi ruoli e possono tranquillamente cercare di dire la loro all'interno del gioco. Però, dato che comunque i 4 stelle, a differenza fondamentalmente dei personaggi 5 stelle, hanno la possibilità di poter essere portati a costellazioni più elevate e quindi si ha la possibilità di poter sbloccare dei potenziamenti e soprattutto delle passive che cambiano completamente anche il playstyle del personaggio stesso. Quindi mi sentivo un attimino in dovere di esprimere la mia opinione, consigliando, secondo il mio punto di vista, quelli che possono essere effettivamente i personaggi da utilizzare o comunque da poter prendere in modo tale da valorizzare di più appunto il proprio team. Ci tengo ovviamente a precisare che a mio avviso è meglio prendere un personaggio e portarlo ad una costellazione più elevata piuttosto che prendere un personaggio per averlo a costellazione 0 solo per dire è un personaggio che mi mancava e quindi l'ho preso. Semplicemente dal fatto che i 4 stelle, come ho detto prima, rispetto ai 5, è possibile trovarli spesso e volentieri sia nei banner, dove fondamentalmente diventeranno sinergici essendo in rate up, o comunque pullandoli in generale da qualsiasi banner, dato che comunque i 4 stelle, ripeto, sono più facilmente reperibili. Detto questo, uno dei personaggi che potremmo ottenere in regalo potrebbe essere Xialing, Xinyan, Bidu, Ningguang, Xinchu e Chongyun. Vi parlerò brevemente di questi personaggi e soprattutto ho preparato una piccola scheda veramente basilare, oserei dire, dove vado a sottolineare il perché prendere quel personaggio e soprattutto come effettivamente sfruttarlo all'interno del proprio team. Partiamo con Xialing. Xialing è comunque un personaggio che tendenzialmente viene catalogata, o comunque in generale dalla community, viene vista un pochettino come un sub DPS. Cosa vuol dire sub DPS? Entriamo anche un attimo nel termine tecnico delle parole. Semplicemente un personaggio che può fare da supporto ad un altro DPS, quindi magari qualcuno che riesca a fare una grossa quantità di danni e gli consente soprattutto di essere più incisivo dal punto di vista offensivo. Xialing ha il fattore, ovviamente già positivo a priori, di essere un personaggio di tipo fuoco, e quindi due personaggi di tipo fuoco messi insieme abilitano all'interno del team la risonanza, che aumenta il 25% in più per quanto riguarda l'attacco. Ma una cosa molto importante da sottolineare è la costellazione 1. Come vi ho detto prima, vi consiglio di prendere un personaggio che tramite le costellazioni vi possa dare una grande mano all'interno del team, mentre invece trovo assolutamente inutile prendere un personaggio solo per dire ce l'ho perché mi mancava. Comunque molti personaggi anche a costellazione 0 possono essere utilizzati, ma come dire, non brillano, no? Quindi è come avere una sorta di gemma ma non valorizzarla come giusto che sia. Xialing è un personaggio che comunque può essere portato subito a costellazione 1, soprattutto per i giocatori che ancora sono novizi, non hanno avuto la possibilità di affrontare le Abyss, proprio perché lei è uno di quei personaggi che viene regalata all'interno delle Abyss. Quindi, avendo la possibilità di prendere una copia già subito dall'Abyss, quindi portandola già comunque in campo tramite la riuscita delle Abyss, si ha subito la possibilità a portarla a costellazione 1. La sua costellazione 1 è molto valida, è molto buona, sia perché le consente di essere un sub DPS più incentrata verso quelle che saranno le squadre con main DPS Pyro,
Ad esempio, per chi possiede un Diluc, lei potrebbe essere decisamente un partner fenomenale, anche perché, come potete leggere dalla prima sua costellazione, abbiamo la possibilità di ridurre la resistenza fuoco, quindi ridurre la Pyro Res del 15% per 6 secondi. Quindi il fatto che lei lasci andare il suo orsacchiotto Goomba e permetta all'orsetto di abbassare la resistenza del fuoco, per noi o per chiunque utilizzi Diluc come main DPS, è già comunque un supporto eccezionale. Se consideriamo anche il fatto di avere la risonanza, che ovviamente può essere utilizzata insieme, direi che fanno un'accoppiata molto molto buona. Xiangling è anche un personaggio che a me piace utilizzare contro i boss singoli. I boss singoli riescono in un qualche modo a subire più danni sia da lei stessa quando attacca fisicamente, ma anche dall'orsacchiotto, perché comunque può concentrare il fuoco in una direzione solo, e se riusciamo a mantenere circoscritta l'area di combattimento ci permette di essere molto più incisivi. Le altre costellazioni comunque ovviamente vanno a migliorare il personaggio, ma io voglio improntare questo video semplicemente basandomi sul fatto che riceveremo una copia soltanto del personaggio, e quindi come sfruttare quella copia del personaggio per arrivare magari a una costellazione che possa effettivamente far sbocciare il talento, o comunque possa far sbocciare il relativo utilizzo di questo personaggio. E quindi secondo me Xiangling è un personaggio molto valido, perché comunque con una costellazione ci permette già di essere molto molto interessante. Poi è ovvio che all'aumentare delle costellazioni il personaggio diventa sempre più forte, però io credo che comunque per essere utilizzata al meglio vada almeno a costellazione 1, e dato che possiamo prendere due copie subito, e soprattutto tutti i giocatori in questo momento possono prendere due copie di Xiangling, secondo me è una tra quelle che consiglio maggiormente, soprattutto, ripeto, in base al main DPS che si vuole utilizzare. Andiamo avanti con Xinyan. Xinyan è un altro personaggio che tra l'altro è uscito da relativamente breve tempo, dato che è stato introdotto all'interno del gioco tramite il banner di Zhongli, quindi tecnicamente neanche un paio di mesi fa, più o meno, ed è già stata riproposta all'interno del gioco per essere comunque regalata ai giocatori. Anche lei è un personaggio di tipo fuoco, quindi ci consente effettivamente di sfruttare quella stessa sinergia di cui vi stavo parlando precedentemente, ed è anche un personaggio che possiede lo spadone a due mani come arma principale, a differenza di Xiangling che possiede la lancia e che quindi magari ha come ruolo più indicato un sub DPS. Lei, a differenza sua, secondo me può tranquillamente ricoprire anche il ruolo di main DPS. Vi ricordo che tutti i personaggi a due spade hanno comunque delle percentuali per quanto riguarda i danni effettuati molto più alte rispetto alle altre armi, quindi diciamo lei parte già un pochettino più avvantaggiata. Specialmente se consideriamo il fatto che lei stessa riesca in un qualche modo a potenziarsi sia dal punto di vista fisico tramite appunto le sue costellazioni, e in generale anche tramite la sua risonanza, che vi ricordo sempre due pyro nello stesso team ci permette di utilizzare, anzi ci permette di ottenere un 25% di attacco in più. Per quanto riguarda lei il discorso è un po' più diverso. Ho sottolineato, o comunque ho cercato di focalizzare il discorso sulla costellazione 2 e sulla costellazione 4. La costellazione 2 secondo me è il minimo necessario per veramente giocarla nella maggior parte dei team. Non dico che sia una costellazione obbligatoria, perché ovviamente di obbligatorio non c'è niente, però secondo me a costellazione 2 veramente il personaggio già inizia a cambiare e inizia ad essere decisamente più interessante, anche se devo dire però che a costellazione 2 non mi sento tantissimo di consigliare il personaggio come main DPS, perché secondo me come main DPS rende meglio a costellazione 4, però può essere utilizzata sicuramente come sub DPS o come supporto fondamentalmente all'interno del team già a costellazione 2. La costellazione 2 praticamente ci permette di utilizzare la sua Burst, quindi Reef Revolution, con un danno fisico che ha il suo rateo di critico incrementato del 100%. Inoltre,
produce uno scudo di livello 3, a prescindere, e noi sappiamo che comunque Xinyan, in base al livello dello scudo, permette al nostro personaggio di essere decisamente più forte. Quindi nel momento in cui legge a costellazione 2, effettua la burst, aumenta il suo crit rate del 100% e soprattutto prende lo scudo a livello 3, diventa già molto più forte. Sia lei o il personaggio che poi sostituito adesso consente di appunto utilizzare lo scudo che produce. Mentre invece a costellazione 4, Wildfire Rhythm ci permette di utilizzare la nostra Elemental Skill, ovvero Sweeping Fervor, dove appunto nel momento in cui noi andiamo a colpire il nostro avversario riduciamo la resistenza fisica del 15% per 12 secondi. E questa è senza ombra di dubbio una caratteristica fondamentale, soprattutto per un main DPS. Abbassare la resistenza fisica, soprattutto di un DPS che principalmente si basa su danni fisici, è assolutamente OP. Quindi secondo me, e soprattutto il consiglio che do a tutti coloro che vorranno scegliere Xinyan come personaggio da ottenere con le 4, diciamo con i 4 stelle in regalo, è o portatela a costellazione 2 se volete utilizzarla come un sub DPS o comunque supporto, oppure se avete la possibilità di portarla a costellazione 4 fatelo, però sappiate che con questa mossa avete praticamente preso un main DPS fondamentalmente. Quindi mi consiglio vivamente di scegliere Xinyan solo se avete la possibilità di ottenere queste due costellazioni. Andiamo avanti con Bidu. Bidu è un personaggio che in realtà a me non piace tantissimo. Non piace tantissimo perché possiede queste meccaniche di gioco un po' particolari, dove si sfruttano counter, dove si sfrutta comunque un tipo di gioco forse un po' più passivo rispetto a come piace giocare a me, quindi molto frenetico, molto attivo, però vabbè, queste sono ovviamente scelte e gusti personali. E inoltre possiede l'elemento di tipo tuono. Elemento di tipo tuono che, come ben sappiamo, è molto facile gestire o comunque rendere forte tramite l'elemento del ghiaccio, oppure tramite l'elemento del fuoco, tramite le varie reazioni che si possono combinare. Lei principalmente viene utilizzata, almeno per quello che posso immaginare, come main DPS. Un main DPS che però, secondo me, ovviamente, questo è un punto di vista mio personale, un main DPS che comunque si nasconde, tra virgolette, dietro i counter, in realtà può fare tanti danni, perché ho visto comunque diversi video di spiegazione del personaggio di Bidu che fanno tanti danni, però come dire, un pochettino ti rallentano, quindi ti rendono comunque l'esperienza di gioco e la battaglia un po' più lenta, e a me questi personaggi in realtà non mi fanno impazzire. Ovviamente ho messo i riquadri in rosso semplicemente perché lei, a mio avviso, come massimo potenziale da utilizzare all'interno di un team, deve essere minimo costellazione 4. Quindi portarla comunque a costellazione 2 può rilevarsi interessante, però se proprio la si vuole utilizzare bisogna portarla a costellazione 4. E portarla a costellazione 4 potrebbe essere comunque uno sforzo eccessivo, a differenza comunque di un personaggio come quello precedente di Xinyan, dove già una costellazione 2 ci permette di utilizzarla e magari sperare di ottenerla in futuro. Per Bidu dobbiamo stare con la speranza di averla a C4. Questo ovviamente secondo un mio punto di vista, non voglio assolutamente attaccare nessuno, ma vi dico anche il perché. Ovviamente vi spiego il perché secondo me bisogna portarla almeno a C4. Con la costellazione 2 sblocchiamo appunto la possibilità di avere il counter che va a mirare due target addizionali, quindi già diciamo che la situazione diventa un po' più interessante, no? Dato che comunque abbiamo, che poi in realtà Stormbreaker è la burst, non è neanche il counter, effettivamente, ora che ci penso. E direi che comunque avere la possibilità di poter attaccare due additional target già la rende un po' più interessante. Non la reputo fondamentalmente un personaggio OP. È forte, ma non la reputo un personaggio OP. Quindi portarla a costellazione 2 secondo me non sblocca un vero e proprio potenziale. Un potenziale che secondo me viene sbloccato già in maniera molto più interessante alla costellazione 4, dove quando subiamo danno per 10 secondi abbiamo la possibilità
di aumentare il 20% il nostro danno elementale elettrico con i nostri attacchi normali. Quindi ci permette in un qualche modo di subire danni, quindi tramite anche il counter che ci permette di fare ovviamente electro damage in qualsiasi caso, sia nel momento in cui lo premiamo, sia nel momento in cui lo teniamo premuto, e ci consente soprattutto di effettuare più danni proprio perché a causa del counter noi subiamo del danno, cioè il nostro counter non è un counter flawless, quindi non subendo danni e contrattaccando, noi subiremo comunque una piccola quantità di danni e quindi di conseguenza questa passiva ci permette di subire danni, aumentare il nostro attacco, fare più danni e poi successivamente continuare a sfogarci nei confronti dei nostri nemici. E quindi diciamo che questa, soprattutto della costellazione 4, è una grandissima passiva. Per quanto riguarda il resto non c'è tantissimo da dire, ripeto, è un personaggio che fondamentalmente a me non piace per il modo di giocare, però se proprio qualcuno ha trovato il modo di apprezzarla, che a me fa comunque piacere, anzi fatemelo sapere perché vorrei anche provare nuovi personaggi, vorrei provare comunque a cambiare anche il mio game style, giusto per provare un po' di tutto all'interno del gioco, anzi fatemi sapere appunto come poter magari sfruttare al meglio Bidu nel modo in cui possa performare ovviamente anche all'interno di una ipotetica Abyss. Andiamo avanti con un personaggio che mi ha veramente sorpreso nell'ultimo periodo, anche perché non l'ho utilizzata spesso, ma adesso la sto utilizzando spesso e volentieri, ovvero Ningguang. Ningguang è un personaggio che inizialmente non mi piaceva, lo dico tranquillamente senza nascondermi, mentre invece adesso giocandolo e provandolo ovviamente all'interno di un team studiato anche per poterla sfruttare al meglio, secondo me rende veramente da dio. È un personaggio che può tranquillamente ricoprire il ruolo di main DPS, personaggio di tipo Geo, quindi che verrà comunque potenziato anche tramite appunto l'aggiornamento della versione 1.3, che comunque necessita secondo me della prima costellazione. La prima costellazione è praticamente obbligatoria per iniziare a giocare in Ningguang. Poi, ripeto, è normale che aumentando le costellazioni diventi sempre più forte, ma la costellazione 1 per me, per lei, è veramente proprio il minimo indispensabile per giocarla. Proprio perché, come potete leggere, quando un attacco normale colpisce un avversario, infligge danni AOE. Quindi ci consente di essere molto più feroci, molto più aggressivi per quanto riguarda appunto il gameplay stesso di Ningguang, e ci permette di essere più forti da qualsiasi punto di vista. La seconda costellazione l'ho messa in gialla perché secondo me non è necessaria, fondamentalmente è più un capriccio magari, no? Per chi ha quei personaggi che dice sa ce li ho tutti, magari voglio prendere una costellazione in più per il mio personaggio, quindi vediamo effettivamente dove sfruttarla. Bene, lei potrebbe essere una di quei personaggi che con la costellazione in più che vi avanza può sbloccare il secondo effetto della sua costellazione, ovvero che quando utilizziamo lo Screen Jade, quindi la sua elemental skill che ci permette di creare lo scudo, il suo cooldown viene resettato. Quindi è come se praticamente ne potessimo sfruttare due di fila. E già rende il tutto un po' più interessante. Questo effetto può essere comunque ripetuto ogni 6 secondi. Quindi avere la possibilità di mettere un Jade Screen, magari solo per utilizzare la Burst, perché magari per chi non lo sapesse, ogni qualvolta noi utilizziamo il Jade Screen e poi con Ningguang effettuiamo la Burst, effettuiamo più danni e sprigioniamo più palline, anzi più rocce, se vogliamo chiamarle così, che andranno a colpire il nostro avversario. E quindi di conseguenza possiamo fare proprio una combo dove mettiamo lo Screen Jade, ci passiamo attraverso per guadagnare il Geo Damage Bonus, facciamo la Burst e poi successivamente ricreiamo un altro muro per poterci parare dai colpi dei nostri avversari. Quindi direi che effettivamente Ningguang così guadagna anche una sua rotazione che le consente di essere molto molto incisiva. Xingqiu è uno di quei personaggi di tipo Hydro, tra l'altro, che mi ha sorpreso tantissimo. Inizialmente non lo utilizzavo perché lo reputavo un po' più lento, lo reputavo inefficace dal punto di vista strategico, ma ultimamente mi sono reso conto che lui può veramente essere
interessante. Può essere interessante perché il fatto di creare le spade e successivamente infliggere danni di tipo Hydro con quelle spade mi permette di fare diverse sinergie. Con un personaggio di tipo elettrico faccio l'Electro Conduct, con un personaggio di tipo fuoco faccio il Vaporize, con un personaggio di tipo ghiaccio faccio addirittura il Freeze. Quindi lui è un personaggio che fondamentalmente può stare a fianco di qualsiasi altro personaggio, proprio perché secondo me il suo ruolo perfetto è quello di sub DPS. Quindi un personaggio che viene utilizzato per potenziarne un altro e che gli consente di essere incisivo anche quando non è utilizzato direttamente. E lui esattamente ricopre secondo me questo ruolo alla grande. Non con la prima costellazione, infatti l'ho messa in giallo, semplicemente perché sì, lo rende un po' più forte, quindi lo migliora, ma secondo me per essere giocato almeno costellazione 2 penso che sia il minimo. La costellazione 1 semplicemente perché aumenta il numero delle sue Rain Sword di 1, che è già comunque un buon passo avanti, però la costellazione 2 già inizia a renderlo veramente veramente tosto, in quanto estende la durata del suo attacco Guha's Word Rain Cutter di 3 secondi e inoltre diminuisce la resistenza Hydro dei nemici che sono colpiti dalle sue spade del 15% per 4 secondi. E dato che comunque noi possiamo attaccare più volte e tramite la costellazione 1 abbiamo una spada in più, quindi possiamo colpire più volte e decrescere la resistenza all'acqua per più volte. Quindi questo già è veramente veramente interessante. Poi ovviamente la costellazione 4 secondo me gli dà quel tocco in più, lo rende veramente forte, talmente forte da poterlo piazzare veramente in qualsiasi team, in quanto abbiamo la possibilità di incrementare il danno che effettuiamo tramite la sua burst, fondamentalmente, che genera, vi ricordo, queste spade che attaccano, incrementato del 50%. Quindi, durante tutta la durata della sua burst, quindi Guha's Word Rain Cutter, abbiamo la possibilità di incrementare il danno effettuato dalla Guha Sword, che sarebbe la sua elemental skill, quindi l'attacco che lui fa tramite l'elemental skill, incrementato del 50%. E avere la possibilità di unire le spade che ti colpiscono e che quindi ti riducono la resistenza Hydro, più un attacco che è letteralmente Hydro, quindi ti fa danno Hydro, ti rende veramente forte. Ti rende veramente forte anche solo per farlo entrare in campo, attivare la burst, effettuare l'attacco elementale, tra cui vi consiglio, come consiglio personale, di equipaggiarlo con una Sacrificial Sword, in modo tale da triggerare l'effetto di reset del cooldown per attaccare più volte, e poi scambiarlo. E poi successivamente far ritornare il vostro main DPS, che avrà comunque le spade che avrà creato Xingqiu, e potrà continuare ad attaccare infliggendo sempre e comunque la Hydro Resistance Down. Quindi veramente una combo eccezionale. Quindi ripeto, il mio consiglio è: se avete la possibilità, prendetelo per portarlo a costellazione 2, ancora meglio se, anzi quasi obbligatorio, vi oserei dire, se lo portate a costellazione 4. Concludiamo con Chongyun, un personaggio che comunque è più particolare rispetto agli altri, non perché sia più scarso, ma perché deve essere giocato in un team, secondo me, specifico per farlo brillare. Lui lo vedo benissimo all'interno di un team permafrozen insieme a Ganyu, per esempio, dove si può utilizzare la possibilità di congelare in maniera costante i nemici. Quindi magari un Chongyun, Mona, Ganyu, se avete la possibilità di avere questi tre personaggi e giocarli insieme, e renderlo veramente veramente un sub DPS, ma anche un main volendo, in base al team che volete sfruttare, proprio perché lui ha questa capacità e soprattutto un elemental skill penso unica nel suo genere, che ci consente appunto di trasformare i nostri personaggi in un team fondamentalmente tutto concentrato sul crio, quindi sul gelo. Per quanto riguarda lui, abbiamo la prima costellazione che non gli dà secondo me un boost particolare,
perché comunque permette soltanto all'ultimo attacco di Chongyun, l'attacco normale di Chongyun, di effettuare praticamente tre lame ghiacciate che infliggono il 50% di danno in base all'attacco di Chongyun come Cryo Damage. Quindi semplicemente parlando, più attacco abbiamo, più danno facciamo, effettuato come Cryo, ma secondo me non è un potenziamento che possa veramente valerne la pena. Mentre invece le cose iniziano a cambiare se lo iniziamo a portare a Costellazione 2 o Costellazione 4. La Costellazione 2 è molto forte. Io l'ho messa in rosso semplicemente per il fatto che Chongyun, a differenza degli altri personaggi, si colloca in maniera più difficile all'interno di alcuni team. Quindi a differenza comunque di una Xiangling, una Ximian, anche un Xingqiu che possono entrare veramente a contatto con quasi tutti i personaggi all'interno del gioco, Chongyun purtroppo necessita di un team apposito alle sue spalle e necessita comunque anche di essere buildato nella maniera corretta. Quindi diciamo che già a due costellazioni secondo me diventa utilizzabilissimo e diventa fortissimo, in quanto tutte le elemental skill e le elemental burst che sono praticamente effettuate, che sono state castate all'interno del suo frost field, hanno un cooldown ridotto del 15%. E già questo veramente lo rende un personaggio pazzesco. Avere la possibilità di ridurre il cooldown in un'area specifica, anche se non tanto grande, secondo me è una cosa fenomenale. E quindi già questo lui prende veramente un grandissimo passo in avanti. Però il passo decisivo che secondo me prende è a Costellazione 4. La Costellazione 4 praticamente rigenera un'energia ogni volta colpiamo un nemico ed effettuiamo lo status di Cold o Frozen, quindi o lo status Cryo o lo status Frozen. Questo effetto può essere ripetuto una volta ogni 2 secondi. Lui, col fatto che cambia tutti gli attacchi Cryo presenti all'interno del suo frost field, quindi tutti i personaggi che stanno all'interno del suo frost field cambiano l'elemento in Cryo, quindi i DPS fisici con lui non possono giocare benissimo proprio perché cambia il loro attacco in Cryo. Però cambiando l'attacco in Cryo, soprattutto lui che trae fondamentalmente la potenza dall'elemento ghiaccio, ha la possibilità di rigenerare energie a manetta, quindi renderlo veramente un sub DPS secondo me molto meglio che main. Questo è un pensiero mio personale, da poter sfruttare veramente nei team giusti che si possono appoggiare a un personaggio come lui. Quindi veramente tanta bella robetta. Detto questo, io spero di avervi fatto un quadro più chiaro della situazione, magari soprattutto quale personaggio scegliere in base alle vostre esigenze. Vi ricordo per l'ennesima volta che secondo me è meglio portare un personaggio a costellazione più alta al posto di prendere un personaggio, è soltanto per dire mi mancava e adesso ce l'ho. Ripeto, i 4 stelle a differenza dei 5 stelle rendono di più con le costellazioni, quindi non siate parsimoniosi e cercate di aumentare il più possibile le costellazioni dei vostri personaggi. Detto questo, io spero di avervi un attimo chiarito le idee. So che il video è venuto un po' più lungo, ma cercherò di mettervi i timestamp in modo tale da potervi magari focussare sul personaggio che vi interessa di più. Detto questo, fatemi sapere quale sarà la vostra scelta, soprattutto perché, se siete d'accordo o in disaccordo con quello che ho detto, tranquillamente, senza nessun problema, invito soltanto a mantenere i toni il più civile possibile. E detto questo, io vi saluto, vi auguro buona fortuna per le pull e soprattutto per tutto ciò che appunto avverrà all'interno di Genshin Impact. Detto questo, vi ringrazio per la visualizzazione e ci becchiamo con un prossimo video. Bye bye!